10 idee per un lavoro da casa che possono fare al caso tuo. Bentrovati e benvenuti sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Cristina Varone e come ogni volta abbiamo qualcosa di molto interessante di cui parlare, tra cui 10 modi per lavorare da casa, mi trovate qui su questo canale a parlarne insieme. Oggi parliamo di un argomento molto interessante e che interessa a molte mamme che vogliono magari conciliare lavoro e casa, appunto lavorando da casa. Se sei una mamma e vuoi trovare un modo per guadagnare lavorando da casa senza lasciare i tuoi figli, sei nel posto giusto. Scrittore freelance, se ti piace scrivere, puoi scrivere per alcuni clienti, puoi scrivere dei blog, puoi scrivere degli articoli, puoi scrivere degli ebook e puoi sfruttare due piattaforme come Upwork e Fiverr che ti danno la possibilità di metterti in contatto con i clienti. Il virtual assistant è un assistente virtuale, se invece sei più commerciale, puoi assolutamente organizzare il lavoro per un ufficio lavorando direttamente da casa, quindi rispondere alle email, organizzare proprio il lavoro amministrativo semplicemente da casa. Social media manager, se ti piacciono i social, sei specializzata, puoi aprire un'azienda tua dove aiuti i clienti a posizionarsi online, quindi puoi aiutare te stessa, puoi aiutare le aziende in modo da posizionarsi online. 4. Puoi insegnare online, puoi insegnare se appunto sei come me laureata, ad esempio io sono laureata in ingegneria energetica nucleare e ho insegnato online per diverso tempo in modo tale da poter stare comunque ovunque io volessi nel mondo e poter aiutare le persone appunto a studiare e guadagnare. Potete utilizzare due diverse piattaforme che vi mettono a contatto, cioè ce ne sono tantissime di piattaforme, ci sono due diverse piattaforme che sono iTalki e VipKid. Se invece siete più manuali e vi piace appunto creare, potete vendere artigianato su Etsy, ad esempio, e quindi fare le vostre creazioni che possono essere anelli, possono essere bracciali, possono essere libri, possono essere giornali, possono essere vestiti, insomma, qualsiasi cosa vi piaccia creare, lo potete fare e mettere in vendita i vostri prodotti su Etsy. Collaborare con un network marketing è la cosa che io ho iniziato appunto da quando mi sono trasferita dall'Olanda all'Italia e in questo modo ho avuto la possibilità di vivere in Sardegna, che era uno dei miei sogni, e poter vivere da qui, al momento sono appunto in Sardegna, e poter guadagnare online e gestire il team di persone direttamente dal mio telefono, dal mio computer, insomma da casa, dal mare, da dove preferisco. Perché in questo modo hai la possibilità di gestire le richieste dei clienti da ovunque, quindi anche da casa tua. Collaborare con un'azienda di network marketing è assolutamente una cosa molto interessante, soprattutto anche molto semplice da fare. Io ho scelto iVrochet perché è un mondo che mi è piaciuto sia per i prodotti che sono di larghissimo consumo, è utilizzabile a tutti, cioè non vendiamo pacchetti che si utilizzano una volta che sei dimagrita, basta, una volta che sei andata in bagno è finito il pacchetto, ma sono prodotti appunto che si utilizzano di continuo, sono bagno doccia, shampoo, quindi io ho scelto iVrochet per questo, oltre al fatto che è un'azienda leader nel settore che è da più di 60 anni in appunto è nata da più di 60 anni, quindi comunque un'azienda di cui ci si può fidare. Un altro lavoro che io ho fatto tantissimo appunto quando mi sono trasferita dall'Olanda all'Italia è stato quello delle traduzioni, perché appunto essendo ingegnere ho avuto la possibilità di tradurre molti testi per quanto riguarda testi appunto scientifici, ma puoi specializzarti sulla traduzione di appunto testi scientifici, come se nel mio caso sei laureata in qualcosa di scientifico, oppure testi umanistici o semplicemente testi da una lingua straniera all'altra, magari conosci, non so, lingue magari particolari che vengono assolutamente ricercate di più dei traduttori rispetto a me che sapevo molto bene l'inglese, un po' l'olandese e il tedesco. Ma ovviamente se avessi saputo magari lingue più particolari avrei potuto tradurre a molte più cose. Quindi se le traduzioni possono essere fare a caso tuo, assolutamente là fuori c'è un mondo veramente pregno di possibilità. Poi ci sono molte aziende che assumono da remoto, quindi puoi gestire appunto i clienti assolutamente da remoto, puoi rispondere alle mail, puoi rispondere alle chiamate e informati perché ci sono appunto molte aziende
aziende che danno queste possibilità, non devi essere lì fisicamente presente. 9. Blogging. Apri un blog di un argomento che ti appassiona, di qualcosa che ti piaccia. Ti piace cucinare? Condividilo, fallo vedere, racconta delle ricette. Magari un giorno poi scriverai un libro e quindi guadagnerai dalla vendita del libro. Sto fantasticando, raga. Però se vi piace qualcosa così tanto, poi penso al film Julie and Julie, raga, l'avete visto? Se vi piace cucinare l'avete visto. E se ti piace qualcosa che ti appassiona così tanto, inizialmente ovviamente magari non hai dei grandissimi guadagni, perché sul blog puoi guadagnare dalle pubblicità che sono intorno appunto al blog, ma poi con il passare del tempo, se il tuo blog piace, prende piede e viene amato, magari poi appunto possono partire delle sponsorizzazioni che ti danno la possibilità di guadagnare molto di più. Condividere una tua passione online ti dà la possibilità di essere di farti trovare da altre persone che abbiano la tua stessa passione. 10. Se invece sei un graphic designer, ti piace disegnare e sei bravissimo, potresti creare loghi per aziende, potresti creare biglietti da visita, potresti creare appunto tutte grafiche necessarie per le aziende. Quindi basta che crei un sito web dove fai appunto, ti proponi e crei qualche logo che può piacere alle aziende e vedrai che pioveranno dal cielo, tutte le aziende ti sceglieranno perché vedranno quanto sono belli i tuoi prodotti. Spero che queste idee ti abbiano ispirato. Lavorare da casa come mamma è assolutamente possibile, come nel mio caso, appunto, come ti ho detto, ho iniziato come traduttore, come insegnante, ma allo stesso tempo ho deciso di parallelamente di aprire il mio codice Nivroche e poi appunto sono cresciuta in Nivroche, attualmente sono responsabile in questa azienda. Quindi se sei interessato a saperne di più per quanto riguarda questa possibilità, ti lascio qui sotto i miei recapiti, puoi contattarmi per sapere come funziona collaborare in Nivroche, quali sono i guadagni effettivi e reali che potresti portarti a casa collaborando in questa azienda e magari puoi fare a caso tuo come lo è stato per me. Grazie per essere state con noi, spero che questo video ti sia stato utile, se così lascia un mi piace, iscriviti al canale se ancora non sei iscritta, mi farebbe davvero tanto piacere. Io ti aspetto su Instagram, mi trovi su cristina.varone e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!